L'azienda fa parte di un gruppo imprenditoriale di famiglia che nasce in altri settori, in particolare l'edilizia. Siamo arrivati ai primi anni 90, in cui una scelta di diversificazione di mio padre ci portò ad acquisire un'azienda che era costituita da un piccolo mulino e un piccolo pastificio. Questa azienda è dove ci troviamo oggi. Di fatto il business agroalimentare è diventato il nostro business principale. L'azienda è cresciuta molto, abbiamo rilevato questa piccola realtà quando c'erano poco più di 30 dipendenti e oggi la realtà conta oltre 240 impiegati, sviluppa oggi un volume d'affari di circa 170 milioni di euro. Operiamo in un mondo che è quello dell'alimentare, che porta con sé una dimensione veramente global. Se c'è una cosa global è la pasta. Noi esportiamo l'85% del nostro business all'estero, siamo presenti in tantissimi mercati, di conseguenza le dinamiche di mercato sono diversificate. Abbiamo ovviamente anche una certa complessità produttiva perché siamo presenti in tanti mercati. Una parte importante del nostro business è la produzione di pasta a private label, quindi abbiamo una necessaria esigenza di flessibilità. Direi che una delle maggiori problematiche che si affrontano nella costruzione e nella gestione di una filiera è proprio quella della previsione, con largo anticipo di tutte quelle che sono le dinamiche di approvvigionamento. In questo senso ritengo che ci sia un potenziale molto forte. Grazie allo sviluppo di strumenti di previsione della domanda o comunque di programmazione avanzata, l'approccio è un approccio inizialmente quasi disinteressato rispetto allo strumento, ma è un approccio molto più focalizzato su quelli che sono i processi e gli obiettivi che chiaramente si vogliono ottenere. Io credo che l'incontro tra la De Matteis e Ammagamma sia avvenuto su queste basi e che io reputo necessarie per un progetto del genere. Col pastificio De Matteis abbiamo elaborato un progetto di artificial intelligence legato al mondo del demand forecasting e siamo intervenuti fondamentalmente andando ad analizzare i dati raccolti nel tempo che attualmente vengono gestiti diciamo con tecnologie standard, andando a studiare le correlazioni che legano i dati di vendita del mercato, dei processi di produzione con i dati esogeni che hanno un impatto diretto di fatto con le vendite e quindi anche con la produzione. Dopo l'analisi di correlazione siamo passati allo sviluppo di una batteria di algoritmi di intelligenza artificiale basati sulle reti neurali. L'aspetto importante che ha portato questo progetto è il fatto che fondamentalmente su diverse finestre temporali siamo riusciti a ridurre l'errore di previsione, quindi a migliorare l'accuratezza da un 30% a un 50% rispetto a quello che attualmente viene fatto con diciamo tecnologie più standard. Questi algoritmi hanno la caratteristica di evolvere nel tempo, cioè di assimilare dati in tempo reale in un mercato che evolve, avere uno strumento dinamico che evolve con il mercato e permette di avere performance sempre elevate, è sicuramente un valore aggiunto. Questo aspetto chiaramente ha un impatto anche su tutta la filiera, non solo la parte del prodotto finito, ma anche la parte di produzione di questo prodotto e a catena indietro fino alla materia prima. L'obiettivo che ci si pone non è fornire uno strumento, ma migliorare un processo.